17 con alcune modifiche. Tu ci parlerai della legge, ma amico mio. No. Io tutto il pomeriggio. Che la legge, gli obiettivi della legge sono stati già identificati nel decreto ministeriale del 2014. Per cui la legge da una parte, e poi ci torneremo più avanti, è la consacrazione di quello che è avvenuto, ma anche la sistemazione di quella piccola pendenza nata nel 2016 con il ricorso di una serie di gruppi teatrali contro l'assegnazione dei contributi, perché gli avvocati dei ricorrenti hanno fatto ricorso sui criteri di assegnazione dei contributi. Se gli avvocati dei ricorrenti avessero fatto ricorso recependo che il Ministero non poteva dare contributi alle residenze, non poteva individuare titoli specifici di sovvenzionamento sul fondo unico dello spettacolo destinati alle residenze e ai soggetti multidisciplinari, avrebbero vinto il ricorso, perché l'elencazione delle tipologie di riparto del FUS erano rimaste ancora quelle del 1985, con in più la danza che venne istituita nel 1993. Va bene. Andiamo al 2017, la legge prevede una collaborazione interistituzionale, prevede anche gli accordi di programma tra Stato e Regioni, prevede anche che i decreti legislativi saranno adottati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale intervenuta sulla materia, per cui è il cane che si morde la coda. Bisogna dire che il rapporto istituzionale si identifica anche con l'identificazione di presenze delle regioni, dei comuni e delle province nei vari comitati, commissioni che hanno riguardato l'assegnazione di contributi del 1996 per la prima volta, Veltroni previde nelle commissioni consultive dello spettacolo dal vivo, perché due componenti, uno designato dalle province e uno dai nel 2014 si sono riviste le commissioni identificando la presenza di due commissioni della conferenza, di due rappresentanti della conferenza unificata. Nel 2017 la legge prevede la costituzione di un nuovo organismo che si chiama Consiglio Superiore dello Spettacolo, composto da 11 persone, 3 delle quali su designazione della conferenza unificata. Chiudo con riferimento ad alcune leggi regionali, Lazio, le più recenti, Lombardia, Calabria e Trentino Alto Adige, che forse Friuli Venezia Giulia, che era più importante forse perché è quella di una regione a statuto speciale, è del 2014, ma è stata aggiornata nel 2015, 2016, 2017 in relazione all'andamento del decreto ministeriale del senso dei contributi. Per cui praticamente il sistema attuale è quello che prevede l'attuazione di un concorso di competenze, almeno sul piano istituzionale, funzionale un po' meno, ma con il riconoscimento da parte delle regioni delle normative ministeriali. Tant'è vero che quella del Friuli Venezia Giulia, con gli ultimi aggiornamenti, ha previsto interventi nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, finanziamenti annuali per progetti triennali di teatri nazionali e di TRIC, presenti in regioni e previsti dal FUS,
finanziamenti annuali a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale. Ecco, per cui il sistema attuale, credo, mi auguro di averlo illustrato sufficientemente.